Buonasera da Roma. Chiesa di San Stanislao del 1580, chiesa nazionale della comunità polacca a Roma, su via delle Botteghe Oscure. Alle spalle di questa chiesa c'è quel che io definisco senza alcun dubbio il quartiere polacco. Poi vi spiegherò il perché, sia nella toponomastica sia per altri siti architettonici. Mitico bottegone, sede storica del Partito Comunista Italiano, non più da molti anni, è stata anche venduta. Paradosso della storia, è stata venduta all'ABI, Associazione Bancaria Italiana. E queste purtroppo. A tra poco. Già dalla toponomastica vedete questa viuzza si chiama Via dei Polacchi. È una traversa di Via delle Botteghe Oscure. Anche questa stradina si chiama Vicolo dei Polacchi. Vi posso assicurare che è un paesino all'interno di Roma. Io sono 10 anni che ci abito, ci passo, sì, però non spesso. E turisti ce ne vengono pochissimi, ma è davvero un paesino all'interno di Roma, sì. È delimitato da Via delle Botteghe Oscure alle mie spalle, Via Michelangelo Caetani dove fu trovato il corpo di Moro alla mia destra, e via dell'Araceli alla mia sinistra e via del Teatro di Marcello lato nord davanti a me. È il quartierino polacco, ma da secoli, non da adesso. Piazza Margana, qualche ristorantino c'è, come si vede in fondo. Questo è Palazzo Maccarani Odescalchi del 1600, sede della rappresentanza italiana d'Italia presso le Nazioni Unite, qua a Roma. Bellissimo. Rappresentanza permanente d'Italia presso il Consiglio, presso le organizzazioni Nazioni Unite. Bellissimo, sì. Un paesino all'interno di Roma. Questo terrazzino non ci avevo fatto caso, ce l'ho davanti a me. Piccolo boschetto, sempre qua in Piazza Margana. Sempre via dei Polacchi, da Piazza Margana. Deve essere medievale, a giudicare proprio dall'architettura, dall'angustia dei vicoletti. Ecco, in questo palazzo nacque la Compagnia di Gesù e abitarono dal 1538 al 1541 Sant'Ignazio di Loyola, San Francesco Saverio e San Pietro Fabre. Bellissimo. L'ambasciata di Polonia presso la Santa Sede, la chiesa di San Stanislao dei Polacchi, quella che ho filmato prima, posero il 450° anniversario dell'arrivo dei Gesuiti in Polonia, cioè nel 1564, è stata posta nel 2014. Questo è in effetti appunto questo bellissimo palazzo, sarà prima del 1500, è la sede dell'ambasciata della Repubblica di Polonia presso la Santa Sede, in via dei Delfini. Perciò all'inizio del mio video ho parlato di luogo di antico insediamento dei polacchi, per esserci l'ambasciata. Questo antico palazzo, sempre collegato alla Polonia, più la chiesa di San Stanislao, più la via dei Polacchi, vicolo dei Polacchi, mi devo informare il perché di questa comunità polacca a Roma, sì. Ma la toponomastica lo richiama. Vabbè, non voglio il video se è stato troppo lungo poi, sono più di 4 minuti. Un abbraccio e una buona serata da Roma, Antonio Castaldo di Casandrina, Napoli. Un abbraccio, buonasera a tutti, ciao ciao.